Non volevo fare un video che trattasse questo argomento perché speravo che nel 2024 la differenza tra un segnale video nativo e uno compresso, o più comunemente detto in streaming, fosse ormai assodata, fosse ormai chiara. Però molti vostri commenti nelle ultime settimane mi hanno fatto venire qualche dubbio. Mi avete chiesto per esempio se il Quest 3 può essere collegato direttamente alla DisplayPort della scheda video tramite un adattatore, oppure se Virtual Desktop può essere utilizzato con un visore cablato. Mi avete addirittura domandato cosa vuol dire quando dico che si vede la compressione. Insomma, quando si parla di segnale video compresso o meno riguardo ai visori VR, probabilmente c'è ancora un po' di confusione. Quindi con questo video cerco di fare un po' di chiarezza. Ciao a tutti amiche e amici, benvenuti nel canale, io sono Alessio. Prima di iniziare con l'argomento del video, lasciatemi ringraziare Schizzo, Nicola e Francesco per i loro super grazie nei video precedenti. Grazie di cuore veramente ragazzi. Prima di parlare di visori, però, analizziamo un po' il concetto di compressione video in un ambiente sicuramente più familiare, come quello della visione domestica dei film. La stragrande maggioranza di voi infatti guarderà a casa i film con le comuni piattaforme di streaming come Netflix e Amazon Prime. I film in questo caso non sono fisicamente a casa vostra, ma sono collocati in dei server dispersi chissà dove e vengono trasmessi nelle vostre case attraverso una connessione a internet. Siccome un film in 4K può pesare anche svariate decine di gigabyte, questi film vengono ridotti in tanti piccoli pacchettini, codificati, inviati tramite la connessione internet, insomma, e poi vengono decodificati dalle applicazioni presenti nelle nostre smart TV, nei nostri telefoni o nei nostri PC. Questi dispositivi a loro volta devono avere al loro interno un chip, ovviamente, che è in grado di decodificare questi dati e farceli apparire, insomma, nello schermo del nostro dispositivo. Per raggiungere il maggior numero di persone, anche chi non ha una linea internet super veloce, ovviamente questi dati devono essere compressi il più possibile, in modo appunto da poter arrivare all'utente finale senza interruzioni. Immaginate un tubo dell'acqua che deve trasportare l'acqua da un acquedotto a casa nostra, che per forza di cose in un punto deve per forza restringersi. Ecco, il punto più stretto per quanto riguarda la trasmissione dei film per le comuni piattaforme di streaming è sicuramente la velocità della nostra connessione ad internet. Ma teniamo bene in mente questo concetto del tubo che si restringe perché lo rivedremo dopo quando parleremo dei visori VR. Prima della diffusione di Netflix e delle comuni piattaforme, insomma, di streaming, i film, il modo più comune, insomma, per guardare i film era acquistare un bel lettore DVD e successivamente un lettore Blu-ray e attaccarlo alla nostra TV, collegarlo attraverso le più comuni, insomma, porte di trasmissione video. La più comune era sicuramente l'HDMI. Probabilmente qualcuno di voi avrà ancora a casa un bel lettore Blu-ray, magari 4K. Perché solo in questa maniera qui è possibile vedere i film alla massima qualità possibile, quindi senza compressione. La compressione infatti riduce la qualità, rende l'immagine più sgranata, fa perdere alcuni dettagli più piccoli e non riesce a rappresentare per intero la gamma di colori. Tutte cose che comunque con le più moderne tecniche di codifica sono ormai diventate praticamente invisibili all'occhio comune, tranne probabilmente per le persone più appassionate, più esperte. In tutto questo, quindi, cosa c'entrano i visori? C'entrano e come? Perché per capire nella maniera più semplice possibile la differenza fra un flusso in streaming e un flusso video nativo nei visori VR è proprio quello di paragonarli alla fruizione domestica dei film di cui abbiamo appena parlato. Un visore infatti cablato come questo può essere assolutamente paragonato ad un lettore Blu-ray, e invece un visore che funziona in streaming come questo può essere paragonato a una piattaforma di film in streaming come Netflix. I visori col cavo infatti si connettono direttamente all'uscita video del nostro PC.
e quindi il segnale video arriva pulito, senza compressione, con risoluzione e frame rate limitati solamente dalla larghezza di banda, insomma, imposta dallo standard di connessione video, che può essere DisplayPort o HDMI. Nei visori in streaming invece il nostro PC deve lavorare un po' come un server di Netflix, deve elaborare il segnale video, comprimerlo ed inviarlo al visore. A sua volta il visore deve funzionare un po' come una smart TV, cioè deve avere un chip al suo interno che riesce a decodificare il segnale video compresso e a mostrarlo sui display. Deve essere poi presente un'applicazione che riesce a gestire sia l'invio sia la ricezione di questo segnale video compresso, un'applicazione sia su PC sia su visore, che nel caso dei visori Quest per esempio può essere l'applicazione Quest Link oppure Virtual Desktop. Ecco perché non ha senso chiedere se Virtual Desktop può essere utilizzato con un visore cablato, o meglio, esiste l'applicazione Virtual Desktop su SteamVR, ma serve semplicemente per far visualizzare il desktop del nostro PC in realtà virtuale, e quindi questa applicazione può essere utilizzata naturalmente anche con i visori con il cavo. La differenza tra lo streaming dei film e quello dei visori è che quest'ultimo per il momento può essere utilizzato degnamente, insomma, solamente tra le mura domestiche, e può avvenire collegando il visore al PC tramite un cavo USB oppure in wireless attraverso un router. Ho già fatto altri video in cui spiego come si collega un visore come Quest 3 al PC oppure come settare al meglio il proprio router per sfruttarlo in wireless. Qui volevo precisare che il limite della connessione in streaming del nostro visore al PC in questo caso non è dato dal limite della tipologia di connessione, ma è dato dalle capacità di decodifica del chip del visore. Qualsiasi cavo USB compatibile o router che funziona con la banda a 5 GHz infatti ha un'ampiezza di banda di trasmissione ampiamente sufficiente. Riprendendo quindi l'esempio di prima, il punto più stretto del tubo che porta l'acqua in questo caso è dato proprio dalle capacità di decodifica del chip del visore, che riesce a decodificare al massimo un flusso video che varia dai 150 ai 500 megabit per secondo a seconda del codec utilizzato. Se confrontati con i 25 megabit per secondo richiesti da Netflix per visualizzare contenuti in 4K, possono sembrare addirittura tanti. Ma il fatto che un visore ha i display così vicini agli occhi e deve mostrare video, flussi video ad elevatissime risoluzioni ed alti frame rate, fa sì che in determinate situazioni la compressione si noti ancora. Quando si devono utilizzare applicazioni grafiche più complesse che devono mostrare molti dettagli, si nota ancora infatti una perdita di dettaglio, soprattutto alla distanza, dei colori insomma non proprio uniformi, e in generale quindi si nota un'immagine che diventa un po' impastata. State notando qualcosa di strano nella qualità grafica di questo video? Non vi preoccupate, non è colpa vostra, ma ho ridotto il bitrate di questa porzione di video proprio per farvi vedere in pratica con i vostri occhi quello di cui sto parlando. A tutto questo va aggiunto il fatto che la codifica, trasmissione e decodifica di un segnale video richiede del tempo. Tempo che va ad aumentare la latenza della risposta dei display del nostro visore rispetto ai movimenti che facciamo. Spero quindi che ora vi sia chiara la differenza tra segnale video nativo e un segnale video compresso in streaming nei visori VR. Chiaramente per sfruttare al massimo le capacità visive di un visore con il minimo della latenza, un collegamento cablato è ancora necessario. Ma come abbiamo già visto in altre situazioni, applicazioni come Virtual Desktop riescono a rendere quasi indistinguibile un segnale in streaming da uno nativo nella maggior parte delle situazioni, con il grande plus di poter utilizzare il visore assolutamente senza fili. Chiaramente la cosa migliore sarebbe quella di avere visori che possono collegarsi sia con un cavo sfruttando un segnale video nativo, sia in streaming per poter essere utilizzati wireless.
questa cosa non sembra essere stata ancora percepita dai produttori di visori VR. Speriamo insomma che nell'immediato futuro le cose possano cambiare. Siamo giunti quindi alla conclusione anche di questo video, vi ringrazio per l'attenzione, mettete un like se vi è piaciuto, fatemi sapere come al solito la vostra nei commenti se avete ancora qualche dubbio, curiosità, incertezza. In descrizione trovate come sempre tutti i link referral, link per ricevere del credito nello store Meta una volta che attivate un nuovo visore Quest, il link anche per acquistare con il 25% di sconto tutti i giochi Meta che possiedo in libreria e tutti i link Amazon soliti per acquistare visori, router e tante cose interessanti. Link referral ovviamente che non vi fanno costare a voi prodotti assolutamente niente di più, ma se acquistate attraverso questi link mi sarà riconosciuta una piccolissima percentuale che mi aiuterà a mantenere il canale e il blog e mi aiuterà a proporvi sempre nuovi contenuti sempre più interessanti. Quindi anche per questo video insomma è tutto dal vostro Alessio Back to VR e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!